Allora io devo... Saluto. Grazie a tutti per un applauso di tutti noi. Signori dirigente di Non Basso. Tutti grazie per essere intervenuti. Io ringrazio il sindaco per la sua presenza e tutta la giunta. Io voglio fare solo una considerazione. Questa è la vittoria targata Roberto Ferraro. Ovviamente ringrazio tutti gli sponsor, in particolare la famiglia Masiello. Vabbè, ripetiamo i ringraziamenti però sono necessari, sono veramente sentiti, giusto? È la vittoria di Roberto, questa però è anche la vittoria dell'Udas. L'Udas, io lo ripeto sempre, appartiene alla città. L'Udas non si identifica con la figura del presidente, non si identifica con la figura dei dirigenti. L'Udas appartiene a tutti coloro i quali credono nello sport sano e per questo motivo io devo dedicare questa vittoria ad una, diciamo, ad un gruppo di persone che dal 2006 a costo zero, sindaco, a costo zero, dal 2006 ha creduto in questo progetto. Quando nel 2006 si pensava di dover terminare un'attività storica, che era quella dell'Udas, che coincide con la storia dello sport cerignolano, un gruppo di amici a costo zero si è impegnato e ha tirato su questa associazione sportiva che oggi possiamo affermare essere un'associazione, secondo me, modello e comunque eccellenza cerignolana a tutti gli effetti.